26 anni fa, il trafficante di droga italiano, Rodolfo Massi, è stato arrestato ed espulso dal Tour de France durante il caso Festina. Un momento triste per lui, perché era tra i primi 10 nella classifica generale ed era pronto a salire sul podio a Parigi come vincitore del Re della Montagna. Ma è stato anche triste per noi, perché il nostro amico del canale, Bjarne Rees, è rimasto senza il suo fornitore ufficiale di EPO. Intrecciato. Di 24, un altro italiano legato ai danesi, è stato fermato alla frontiera italiana, trasportando ormoni della crescita. Il 23enne Andrea Piccolo, definitivamente espulso dalla sua squadra Garmin nel modo più ipocrita possibile. Da qui non possiamo che incoraggiarlo a cantare la Traviata davanti ai carabinieri italiani, che lo hanno arrestato perché... Piccolo, ragazzo, la tua carriera nel ciclismo è finita. E lo è stato dal 21 giugno, il giorno in cui sei stato catturato dopo un'interessante indagine condotta dal tuo connazionale. Ora conosciamo la sua storia e vi garantisco che rimarrete scioccati quando scoprirete a chi è legato questo losco spacciatore. Ma devo prima, ricordare. Ricorda, iscriviti al nostro nuovo canale Celebs Highlights se vuoi vincere una bici Van Rysel. Inoltre, lascia un commento che abbia a che fare con il video. Chi ha guardato fino alla fine e si è iscritto al canale sarà inserito nel sorteggio come potenziale vincitore di questa bici. Una bici con la quale diventerai il re del quartiere. Ora, torniamo Dori, al... Molti si staranno chiedendo... Chi è questo Andrea Piccolo? Relative Unknown è stato scoperto come trafficante del ciclismo mondiale. Eppure è solo alla sua quarta stagione nel ciclismo professionistico, avendo condiviso una squadra under 23 con un altro... Il teppista Antonio Tavares. Oh, Seabury! Andrei è passato ai professionisti tramite il team di Vinokurov, dove ha potuto incontrare ciclisti di tutte le nazionalità. Dai danesi, come il cliente di Ferrari Jacob Fuglsang, ai colombiani, come Rodrigo Contreras o Harold Tejada. Quest'ultimo portato in Europa dal leggendario Vicente, direttore del dopato Kelme, di Ufemeano Fuentes. Ha portato in Europa corridori dopati come Ateri de Coco Lopez nelle ultime stagioni. Tuttavia, quello che sembrava un inizio molto promettente per il promettente pendolare italiano è stato interrotto nel primo campo di allenamento della stagione e i medici del team Astana hanno rilevato alcuni problemi di salute molto strani, e così non ha nemmeno debuttato con la squadra. Una squadra in cui Vicente Beldagafia ha somministrato menotropina per via endovenosa al dopato Efeti de Coco Lopez dopo i massaggi appropriati. Tra pochi mesi. Tuttavia, Astana ha rilasciato una dichiarazione dicendo che Piccolo doveva riprendersi, doveva stare un po' di tempo senza correre. Ma solo pochi giorni dopo quel tweet, l'italiano era già in gara nel suo paese e stava godendo di una fine stagione spettacolare. Difendendo i colori della nazionale italiana, è arrivato 19esimo nel Memorial Marco Pantani, vinto da un certo Sonny Colbrelli. Avrebbe subito un infarto settimane dopo. Ah, e Andrea ha ottenuto un 9° posto nel Veneto Classic, vinto dal suo compagno di squadra all'inizio dell'anno, il promettente italiano Sam Battistella. Questi buoni risultati gli hanno procurato un contratto per la stagione successiva. Ma è successo qualcosa di strano, perché l'unica squadra pronta a firmarlo era Gazprom Rosvelo. Sì, il mitico team russo era agli sgoccioli, raccogliendo corridori da tutto il mondo per poter partecipare alle gare del World Tour. E mentre Piccolo ha fatto il suo debutto nella Volta Valenciana con loro, Mateusz Wacek, fratello di Karol Wacek, con cui il trafficante italiano aveva condiviso una nascita under 23, tenuto l'unica vittoria finale del Tour mondiale di Gazprom, con una vittoria drammatica nel World Tour dopo una pausa. Via di Polapera con 3 fuggitivi di Gazprom. O almeno... Buon lavoro! È così divertente. Quando la Russia è affondata. Dalla UCI la squadra ha dovuto sciogliersi. La stampa ha definito la situazione di questi ciclisti drammatica, incluso Piccolo, che ora è di nuovo senza squadra, nella sua seconda stagione da professionista. Tuttavia, Piccolo non si è scoraggiato e ha approfittato della situazione per allenarsi nelle lingue, imparando perfettamente lo spagnolo. E così, con alcuni dei suoi vecchi contatti colombiani e italiani, gli è stato detto che Gianni Savio, il mitico... il vecchio scopritore di miti come Cacaito Rodriguez o Egan Bernal, stava cercando un modo per ottenere... cercando un corridore per la seconda parte della stagione.
Con la sua nuova padronanza dello spagnolo, Andrea si unì direttamente a suo padre, con il gruppo di colombiani e il team, guidato dall'unico corridore che ci ha contattato in modo minaccioso, Jonathan Restrepo, un ciclista al 100% pulito che ha trascorso parte della sua carriera circondato da dopatori e ora trafficanti. Ma comunque sia, Piccolo ha firmato il 24 giugno per il team Androni. E solo due giorni dopo, nei campionati nazionali italiani, uno dei campionati più difficili storicamente, è arrivato con i quartetti di testa che includevano anche il suo ex compagno di squadra Battistella, ma ha perso nella volata dopo 4 mesi senza gare. In altre parole, Andrea Piccolo è passato dalle spiagge colombiane a quasi diventare campione italiano nella sua prima gara con la squadra. Piccolo è stato con Savio solo per poco tempo, solo 2 mesi, ma è arrivato secondo all'inizio dietro Juan Ayuso in una prestazione così spettacolare che ha fatto girare la testa e ha rapidamente convinto l'hipster dopato Jonathan Vortis a firmarlo. Per istruzione prima. I suoi risultati con la squadra rosa non tardarono ad arrivare. Terzo nella Coppa Agostoni dietro Pitti Valverde. Un brutale 11° posto nella settimana della gara in Lombardia, dove Poggi ha battuto Henrik Mas. Ah, e c'è stato il secondo posto alla Japan Cup dopo 73 km in fuga. Una gara dove il suo compagno di squadra indigeno, riconosciuto tribalmente, Paulus, ha ottenuto la vittoria finale. Fine impressionante della stagione per un ragazzo che aveva iniziato l'anno in Russia, passato per l'Italia e la Colombia, e finito negli Stati Uniti. Forse è qui che sono iniziati i suoi viaggi come commerciante? Piccolo firmando con Education First, ora aveva tutto il senso del mondo. Una società sponsor, che è un'accademia di lingue, deve essere felice di avere il simpatico poliglotta Piccolo come attrazione. Uno con così tanti buoni amici nel gruppo, ma questo tipo di firma era anche molto attraente per Jonathan Vortis, l'hipster più ipocrita e drogato del ciclismo. Sì, mi ricordo. Ha gareggiato dopato con lo stesso Lance Armstrong e poi ha alzato la bandiera di adottare presunti ex dopati nelle sue fila. Persone come David me. Miller. O il caro amico. Il dottor Cicchini, Thomas Dekker, dei danesi. C'è sempre un danese da qualche parte, Alex Rasmussen, che, casuale, giocando Shut abbastanza, noi Shut del above. Team colloquiale con la nostra amata acciuga danese, ora, la squadra di Vorta piena di dopati. Nella sua prima epoca c'erano gringos dopati come Tom Danielson, o Christian van der Velde, o David Zabriskie. E poi la sua seconda, più internazionale tappa, c'erano dopatori come Andre Cardoso, Christian Corrin o più recentemente il messicano Luis Villalobos. Che è risultato positivo? Attenzione! Per l'ormone della crescita. Lo stesso ormone che Piccolo aveva con sé e di cui, ovviamente, siamo convinti che il povero vecchio Jonathan Valdez non abbia idea della sua esistenza. Che ne sa il povero hipster? Se la mutazione da pistarda scalatore dell'alcolico Wiggins è stato il risultato di puro talento e duro lavoro? Se la firma di Marc Padone dopo il suo esilarante show nel Dauphiné era solo per mostrare che il discepolo del dopato Conchar era fatto della stoffa giusta? Ah! O se il più grande successo nella storia di questa squadra, vincere un Giro d'Italia, fosse stato fatto con un dopatore confessato, il canadese Ryder Hesjedal. Cosa possiamo aspettarci da lui? Torniamo un po' allo spettacolo di Piccolo. Nel 2023, il piccolo italiano non è riuscito a brillare allo stesso modo. Ha collezionato DNS e DNF come Mark Pardon. Forse soffrivano entrambi degli stessi sintomi. Ma Piccolo continuava a migliorare, circondato da colombiani e danesi nella squadra. Indossando maglia rossa nella Vuelta a Spagna dopo una volata incredibile. Senza dubbio, il più grande successo di una carriera sportiva senza vittorie da professionista. Fino al 2024, quando tutto ha cominciato a cambiare brillantemente per il nostro molto ammirato concessionario. Avrà iniziato la stagione nella terra dei suoi sogni, la Colombia, dove non solo si è allenato in altitudine come facevano White Kenny e gli Ocaquitas de Mulan nei loro giorni migliori, ma ha anche partecipato al tour della Colombia ed era una grande attrazione. Soprattutto da quando questa non dà razza più gli stessi soldi o muove lo stesso materiale come nell'epoca brillante di cancellatore Quintana, di Esteban Chaves, Egan Bernal. Per coincidenza, in una delle tappe del tour di Colombo è arrivato secondo, appena dietro il suo ex compagno di squadra rappresentato da Bel Davitedo, Harold Tejada, ed era avanti nell'ordine, sempre tenero, col volto fresco di un dopatore,
il 47enne Oscar Sevilla e il suo compagno di squadra colombiano dell'Astana, Rodrigo Contreras, ha raggiunto il più grande trionfo della sua carriera sportiva a 30 anni, dopo aver vinto la classifica generale di questa corsa. Un flauto non è passato inosservato, non solo per la sua buona prestazione sulla strada, ma anche perché due mesi dopo ha iniziato la sua relazione con... come la chiamiamo? Tina Gomez. Una dolce Valentina Gomez è la sorella di Nicolas Gomez. Lui è un ciclista colombiano con cui, piccolo, il matador Tiberio, Juan Ayuso erano tutti compagni di squadra alla squadra Under 23 di Colpack Balan. Questo contatto ha molto a che fare con la storia, perché piccolo tornava costantemente in Colombia con la scusa di vedere la sorella di compagno di ciclismo. L'italiano continuava a ricevere chiamato dagli elettori per le gare, ma ogni volta si ritirava. Sappi che il ragazzo era su Instagram per tutte le ore del giorno con la sua ragazza, postando foto e omaggi e viaggiando avanti e indietro per la Colombia. Il povero hipster strafatto Voters. Non sapeva cosa stesse facendo. Pensava forse di vedere solo la sua ragazza. Non aveva idea che stesse trafficando sostanze dopanti. Piccolo si è allenato. E si è allenato in Colombia. E poi è tornato nel suo paese. Si è rivolto alla competizione, volando, tanto che è arrivato al Giro d'Italia con più forza che mai. La sua performance sulla strada per... dove è scappato per più di 147 chilometri ed è stato catturato solo sull'ultima salita. Poggi scatenato che voleva rendere omaggio. Immaturo. Assaporando il Pantani del coca dipendente. Giorni dopo è stato vicino era a vincere. Era Palanot finendo un più che merite. Dimmi, siamo ai quarti. Prendi un basso o cadrai. Ma non ha comunque smesso di registrare video virali con la cara Valentina, questa influencer con oltre 2 milioni di follower su Instagram e oltre 6 TikTok. Ha anche un account per il fan molto 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 entusiasti, dove promette di stupirli in cambio di soli $9. Solo per informazione ti consiglierei di iscriverti a questo modesto canale di ciclismo, perché magari possiamo... ti farà impazzire anche. Torniamo alla storia di Pickle. Ora al Giro d'Italia incontra le persone più peculiari. Per esempio, quello è il suo compagno di squadra, Michael Waldner. È un amico degli anni. E tu provi da allora abbiamo... infanzia. È un uomo che ha cercato, come piccolo, di vincere a Luca per rendere omaggio al suo dottore. Un dottore anche di sempre più danesi, come il direttore di Education First, Matti Breschel. Stiamo parlando ovviamente di... L'unico e inimitabile Luigi. Non ce l'hanno fatta. I ragazzi di Walter stavano cercando di vincere una tappa in ogni modo possibile, ma poi, quasi alla fine del giro, il divertente cognato del dopato Jan Ulrich guarda i contatti che ha Fortas, dove ha vinto l'unica tappa di alta montagna che Poggi era disposto a cedere nel Corso Rosa. E con il lavoro fatto, Piccolo ha rinunciato. Ancora. Ha viaggiato con la modella Valentina a Parigi. Cosa faresti lì, Andrea? Non molto, temi. E così ha deciso di accompagnarla. In Colombia, il posto dove si è allenato. E con quello che era quasi suo cognato, Nicolaus. E il... Un Fausto Masnada qualunque. Il suo partner... Rigoberto Urán, lo stesso uomo che ha presentato il paese al White Canyon o che ha mostrato a Poggi i vantaggi del paese del caffè. Siamo sicuri che l'alieno sloveno, a differenza di questo trafficante, preferisse invece concentrarsi sulle danze e le tradizioni musicali colombiane. Nel frattempo, Piccolo ha caricato storie sul suo Instagram dei voli per la Colombia. Sosteneva ogni sua mossa tramite i social network, forse volendo ottenere i fan che aveva la sua fidanzata plastificata. Purtroppo, i carabinieri lo seguivano da tempo e mentre tornava in Italia, carico di ormoni della crescita, casualmente il paese dove il suo ex passì e il partner Michael Valgren vive, un amico d'infanzia dell'acciuga danese, come abbiamo detto, Andrea è stato arrestato con tutte le droghe nelle sue valigie. Oh, povero maialino. Hello? Lì era un trafficante di alto livello, ottenendo le sostanze in Colombia, un paese dove conosceva molti contatti, e poi le portava in Europa. Quindi le grandi stelle, o anche i giocatori minori come lui stesso potrebbe confessare a tempo debito, non... e otteneva trionfi in gare importanti, mentre lui, da buon trafficante, otteneva i soldi dalla loro vendita. E facendo amicizie per continuare nel World Tour,
accumulando una fortuna più grande. Ora, se Piccolo Doped sia davvero la cosa meno importante, la cosa importante è a chi stava passando quelle droghe. Per chi erano? A causa della pubblicità che ci parla costantemente di nutrizione. A proposito di Miracle. Riguardo ai chetoni che fanno volare i ciclisti? Riguardo a camere ipossiche magiche? E delle sessioni di allenamento su Strava, praticamente telegrafate. Mesi per giustificare i continui record di potenza? Velocità e watt. Quasi tutte le gare in calendario. Ma le droghe sono ancora molto presenti. E con ciclisti molto giovani come Bic sembrano essere entrate nel sistema. Un sistema a cui i voters appartengono da oltre 30 anni. E uno a cui cerca di aggrapparsi. E così ha cacciato il giovane che evidentemente sapeva tutto quello che stava facendo. Poiché ha commentato che anche a marzo, proprio quando ha iniziato a frequentare Valentina Gomez, è stato sorpreso con sonniferi alla Frank Van den Broeke, alla squadra Rubberbank di Tolokwe. Ma certo, non era una droga illegale. Ormoni della crescita. Così morto. Già, non ha scelta. Ma va bene così. Gli elettori troveranno altri drogati. È quello che ha sempre fatto. E continuerà a sedersi sul suo divano, contando le banconote e ascoltando musica hipster. Beh, questi corridori sono là fuori. Spaccio di droga.